Chi è? Ah, guarda, 20 euro, forse sono tuoi, Ernestino. Sì, l'ho trovato io. E tienili da parte, stai attento, perché c'è tanta gente cattiva al giro, mi raccomando. Sei professore di matematica? Naturalmente, anche. Matematica proprio? Sì, per forza. Allora senti, da 1 a 10, che voto mi dai se non ti faccio niente? Pensavo di proporla per un bell'11, Io ho visto tutti quanti i suoi film, sa, molto belli, diverse volte. Per l'appunto, allora io direi, ecco, di accomiatarmi. Grazie Ernestino, grazie. I 50 euro, grazie. I miei 50 euro, grazie. Grazie, molto gentile. Grazie. Allora, grazie per l'umana comprensione e per la pietà. Amici, Bob Spencer! Grazie per averci salvato, Bud! Con Bud Spencer, che sarà con noi stasera, adesso pubblicità! State con noi, con voi! Gigante vuole, prego, vuoi accomodarti? Pallino. Nella tua poltrona, grazie. Bud Spencer, a volami nel cuore. Oh. Benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito. Subito Ernesto ha una curiosità, perché Bud Spencer, lui ha detto, sa che non è il tuo vero nome, prego. Volevo chiederti, so che il tuo nome è vero, è Carlo. Sì. Vero? Ma perché tu ti sei voluto chiamare Bud? Non ti piaceva il nome Carlo? No, la questione è questa. Io dovevo fare un film solo. E allora Carlo Pedersoli aveva fatto tante cose prima. Allora per non rovinarlo mi sono chiamato con un nome americano, come facevano tutti. Perché tutti gli attori allora si chiamavano con nome americano. Perché poi recitavamo in inglese. Certo. Sai perché potevamo recitare in inglese? Questa è la cosa più bella. Perché? Io non parlavo inglese. Però un cowboy americano quanti vocaboli usa per vivere? Pochissimi, immagino. E quello è, quando ti sei imparato quei 20-25 vocaboli? Sei a posto. No, io dicevo che ho legato il nostro concerto di Umberto Vinti, perché qualcuno può pensare, ma che c'entra? Dovete sapere che Bud Spencer, cioè Carlo, è anche un autore di canzone. Lui, oltre ad aver fatto tante cose, se leggi la sua biografia, Ernesto, ha fatto di tutto ed è... ha anche scritto canzoni per Lavanoni, per Nico Fidenco, quindi è proprio un autore di canzoni, un sensibile autore di canzoni. Ma ha scritto le parole. Solo, le parole, no. Certamente, certamente. Senti, io tu sei un mito per molte generazioni. Cosa vuol dire alla tua età, ormai arrivato ad un percorso della vita abbastanza in cui uno può fare anche un po' un'analisi, un po' un, sì. In un certo senso dice traggo un po' le conclusioni, un riassunto. Cosa vuol dire rappresentare per tante generazioni qualcosa di importante, la loro adolescenza, insomma, in un certo senso? Ma la cosa più importante è quello che il pubblico decide, se il personaggio mio debba avere fortuna o successo, eccetera. L'unica cosa vera nella vita, ricordatevelo, è quello che si fa da soli, lo sport, un campione, un grandissimo poeta, poi certo. Dopo, quando a un certo punto arriva il successo perché il pubblico te lo dà il successo, quello del pubblico, non è il tuo. Perché forse qualcuno non ha capito, ma Bud Spencer, prima lo sanno in molti, ma qualcuno può anche non saperlo, adesso sintonizzato su Rai 1 in questo momento, Bud Spencer è stato davvero un campione di nuoto, ma uno vero, ha fatto le Olimpiadi di Roma. Di Roma. Nel 60 a Roma c'eri, giusto? C'ero come vita, sì, ero vivo. Esatto. Non le fate quelle? No. Ho fatto Helsinki nel 52 e Melbourne nel 56. A Roma c'era, però non l'ha fatta, perfetto. Comunque un grande campione di nuoto. Vabbè, Ernesto. Sì, stavo notando quanto porti di piede? Di piede? 48. Ah, per questo allora fatto il film Piedone.
Per questo. Anche per questo, sì. Ma oltre che i piedi, mi sembra che abbia delle mani. Fammele, vediamo quanto. Oh, mamma mia! Insomma... Proviamo a fare il braccio di ferro un attimo. Ah, vuoi fare il braccio di ferro? Mamma mia, la differenza è tanta. Hai visto? Però vinci tu, là. Senti Carlo, tu hai detto nella vita ho fatto solo un film dove mi hanno chiesto di essere serio. Negli altri volevano che facessi un po', tra virgolette, il tonto, il cretino. Qual è il film? Perché, insomma, volevano che tu facessi questa parte? Perché quel pubblico voleva capire prima di me quello che facevo. E allora nel momento in cui c'era una grossa offesa, una grossa cosa, la gente fra di loro diceva adesso vedrai che succede. E allora questo mi divertiva molto. Allora guarda che succede, guarda questo filmato, guardiamolo insieme, guardate. Molto bene. Questo è un filmato storico, attenzione. Questo è l'unico film che Bud Spencer ha girato, perché il tuo compagno storico, diciamolo, è stato sempre Terence Hill, sempre. Ma in questo caso era invece Giuliano Gemma. Giuliano Gemma, fantastico anche lui. Qui non siamo in quel programma che va in onda in un altro giorno, no. Però ci abbiamo una sorpresa anche per te. Anche gli angeli mangiano. Giuliano Gemma! La sorpresa, ma è anche qui con me. Allora, ciao. Ernesto. Questa è, quello, è quella che si suol dire nel linguaggio televisivo una carambata, perché Bud non sapeva della assolutamente tua presenza. No. Sono nascosto felice. Fino adesso. Come? Sono stato nascosto. Nascosto fino adesso. Per farmi vedere. Che effetto fa? Due amici che si... Quanto tempo è che non vi rivedevate? Pochissimi giorni. Sì, non è molto. Davvero? Sì. Ma capita, cosa vi ricordate di quel film, di quella... L'unica esperienza cinematografica che avete fatto insieme, giusto, no? Sì, sì, l'unica ma buona. Ma buona, molto buona. E che vi ricordo? C'è qualche aneddoto? Beh, io che facevo l'illuso così di essere un duro, un gangster, difatti dicevo... È meglio che non ti racconti niente della mia vita, potresti rabbrividire. Già tremolo, diceva. Giuliano Gemma è stato l'eroe di un genere proprio cinematografico, lo spaghetti western, giusto? Sì, Ha fatto tante cose. E poi fa anche lo scultore, so, giusto? Sì, questo è un hobby che ho da tanti anni. Complimenti, sì. Davvero, complimenti. Siete delle star internazionali tutti e due, e ho saputo che tu in Giappone... Hai avuto sempre un successo particolare. Sì, hanno addirittura fatto un motorino con il tuo nome, vero? Sì, uno scooter. Pensate, uno scooter in Giappone 50, si chiama Gemma. 125. Si chiama Gemma, e questi giapponesi. Ernesto, sì. Cosa vuoi chiedere? Volevo chiederti, nei film che hai fatto tu, no? Che picchiavi a tutti, no? E il tuo colpo è il cazzotto a piccione. Ma mi puoi fare vedere come lo facevi? Tipo a pupo? Oh. Lui è... Dai. Ma, Giuliano, ma questo sta prendendo un po' troppo campo, secondo me. Ma pensi che io mi faccia dare un cazzotto da lui? No, ma prendiamo uno del pubblico, ma stai scherzando? Con pupo non si può perché si rompe. Ma guarda, facciamo una cosa, c'è qualcuno fra il pubblico? Poi un momento. Lui, questo mi sembra il tipo giusto. Lei è disposto a farsi dare un cazzotto da Bud Spencer? Prego, venga. Vediamo, come si chiama lei, scusi? Mirko, si chiama Mirko. Ciao. Allora, cosa succede adesso? Cosa ci fate vedere? Prima di tutto cominciamo a dire che la nostra violenza è una violenza comica. Beh, certo. Quindi coloro che ci stanno guardando in questo momento è tutto da ridere. Beh. Non esiste una violenza dura di quelle orribili, perché nessuno purtroppo vuol fare... E questo è fatto bene a sottolinearlo. Anzi, farei un applauso, perché questa è una davvero...
una nota importante, davvero. E tu ricordati una cosa molto importante. Nella tua vita, se sei fortissimo, troverai sempre uno più forte di te. E quindi è inutile fare botte, bisogna dialogare, parlare con molto meno. Detto questo, vediamo cosa accade e cosa accadeva nel film di Bud Spencer quando c'erano quelle scazzottate e quei colpi che non sembravano terribili, quasi mortali. Per me sicuramente sarebbero stati mortali. Prego, Bud, mortali. Io non sono nemmeno terribili, perché io nemmeno lo tocco. Vieni. Beh, qua, perché lui giustamente... Mirko. È così, preso a caso fra la folla. Certo, certo, certo. Lui a un certo punto mi viene addosso. Mamma mia. Che botta. Oppure? Oppure? C'è un'altra cosa molto più carina, che è questa. Lui viene addosso a me, mi dà una botta così. Vieni qua, grazie. Avete capito? Questi signori fanno parte di una schiera incredibile di stuntman. Lui è uno stuntman professionista, è chiaro. Complimenti. Che hanno fatto il nostro successo anche, è vero? Grazie, Mirko. Grazie davvero. Grazie. Giuliano. Sì. Giustamente. Tu sei stato anche proprio stuntman. Sì, all'inizio. Giusto. Sì. Poi come sei arrivato a fare un attore? Anch'io come Bud, senza i suoi risultati, ovviamente ho fatto diverse discipline sportive. E appunto io ho ammirato sempre Bud anche come grande campione di sport. Il primo uomo in Europa sceso sotto il minuto nei 100 metri. Certo. Insomma, ci ha dato grande soddisfazione anche in questo. E noi ci siamo trovati anche bene perché abbiamo questa autodisciplina. Certo. Da sportivi. Sì, ma infatti poi lui ha cominciato a fare l'attore, giusto, perché mi ricordo, e io ne so qualcosa, avevi due cambiali in scadenza, giusto? Sì. Quando uno ha le cambiali, qualcosa deve fare, insomma. Pensate che fortuna, queste due cambiali l'hanno fatto diventare il grande Bud Spencer. Com'è andata? Beh, è andata perché mi hanno chiamato, mia moglie dicendo: suo marito è sempre così grosso come... era durante lo sport. Mia moglie ha detto: no, è molto più grosso perché mangia solo e non fa lo sport. Diciamo che nelle tante attività, nella vita davvero avventurosa, si può dire, di Bud Spencer, di Carlo, c'è anche un aspetto molto romantico e anche poetico. Tu sei un poeta, hai scritto delle poesie e io vorrei chiudere. Tu te la ricordi? Guarda, se non te la ricordi, ce l'ho io. C'ho una tua poesia qua. O la vuoi dire a memoria o te la ricordi? Me la ricordo. Ma non l'ha mica detto, sai, in molti scrivono delle cose. Poi non... Tu te la ricordi? Non penso, hai bisogno? Prego. Sì. Chiudiamo così con una poesia. Ma prima di tutto si chiama Mare. Mare, giusto, confermo. Giusto, confermo. Sei d'accordo? Sono d'accordo. A te, mare, che Dio ha donato il seme della vita. Sei calmo, a volte mosso, quasi sempre agitato. Le tue onde raggiungono la costa e una sola goccia della tua schiuma bianca copre e rende madre la terra. Questo è Bud Spencer! Complimenti, davvero complimenti. Grazie Giuliano Gemma. Noi ci vediamo tra poco, state con noi, con voi nel cuore, grazie. Ciao.